Buongiorno, benvenuti. Sì. Oggi vi spieghiamo Letter Jam, un gioco fighissimo. Innanzitutto, in base a quanti giocatori si giocherà, ogni c'è una carta differente, lancia, che specifica il numero di giocatori. Questa qui è la carta per 2-3 giocatori, questa qui invece è la carta per 6 giocatori. Per ognuna di queste carte, in base ai giocatori che mancano, per arrivare a un totale di 6, c'è scritto qui sotto quante carte, quanti altri mazzetti dovete preparare per poter giocare. Se siete in 2 giocatori avrete bisogno di 4 mazzetti, uno da 7, uno da 8, uno da 9 e uno da 10. Se siete invece in 3 giocatori dovrete fare un mazzetto da 7, uno da 8 e uno da 9. In ognuno di quei mazzetti dovrete posizionare sotto di essi una gemma verde e 7 carte per il primo, 4, 8 carte per il secondo e 9 carte per il terzo. Ognuno dei gettoni equivale a una possibilità, a un turno che possiamo giocare in più. Ognuno di questi mazzetti rappresenterà una lettera che potremo selezionare durante il gioco, quindi potremo rivelare una lettera che tutti i giocatori potranno utilizzare. E tutti i giocatori potranno vedere. Lo scopo del gioco è cooperare affinché ogni giocatore che avrà 5 lettere di fronte a sé indovini esattamente quali lettere siano. In che modo? Innanzitutto, ciascuno di noi dovrà, con un certo numero di carte, dovremo dividere le carte per ogni giocatore che parteciperà. Ognuno di noi dovrà prendere in mano il suo mazzetto di carte e con queste carte qui comporre una parola da 5 lettere. Per esempio, la parola che ho composto io in questo caso è tarme. Prendo queste 5 lettere e ciascun giocatore, avendo 5 lettere, le passerà al giocatore successivo senza mostrargliele e mischiandole, e gliele metterà di fronte una alla volta in questo modo. Stessa cosa faranno gli altri giocatori, selezionando nello stesso identico modo 5 lettere. Tutte le carte scartate verranno messe al centro e non verranno utilizzate fino a che un giocatore non penserà di aver indovinato tutte le sue lettere. Ciascuno di noi quindi inizierà il gioco con 5 carte di fronte a sé coperte, un piedistallo di quelli trasparenti. Ciascuno di noi rivelerà una carta agli altri giocatori, quindi ciascuno vede tutte le lettere in campo tranne la propria. In questo momento io vedo una I, una U, una O, una E e una P. Vedo in totale 5 lettere. In più c'è a disposizione anche un jolly. Da questo momento ogni giocatore può fare una proposta agli altri giocatori. Cioè io devo pensare a una parola con queste lettere. Per esempio, quella che mi può venire in mente è Peppino. Peppino, la parola che ho in testa, non devo dirla agli altri, ma devo dire che la parola che prendo in considerazione io coinvolge quante lettere? Coinvolge le lettere di tutti i giocatori che posso vedere. Quindi, dicendo questa frase qui, sto sottintendendo che aiuterò i miei 2 amici. In più userò il jolly e oltre a questo userò una lettera di un giocatore non partecipante. La stessa cosa può farla altro giocatore, che vede anche lui cosa? La P, la I, I, U, O e il jolly, e quindi potrebbe dare un'altra proposta. Quindi, potrebbe dire puoi. La tua proposta, se è la migliore, avvantaggerà i tuoi compagni, ma non avvantaggerà mai te in quel momento lì. E quindi stai facendo un dono rispetto agli altri. Se venisse approvata, facciamo il caso, la mia parola, cosa devo fare? Allora, innanzitutto, perciò avevamo detto che la parola in questo caso sarebbe stata Peppino. Non devo mai rivelarla. Devo mettere giù le lettere, questi gettoni qua, che indicano le posizioni delle lettere. Quindi inizierò con la P. P. Una doppia P. Ho usato 7 lettere in questo modo. Dovevo dirlo, ecco, dovevo dire che avrei utilizzato 7 lettere. Prendo un gettone rosso
perché sono il primo giocatore di questo turno e quindi devo prendere un gettone rosso. La prossima volta dovrò prendere il gettone verde. Tu adesso potresti pensare che la tua è una E, ma come? Ciascun giocatore deve prendere uno di questi fogli e segnare qui sopra la parola. Perciò, nel tuo caso, tu osservando questa posizione, tu avresti segnato la P sul primo, la P sul terzo e la P sul quarto, che erano i tre gettoni qui presenti. Al secondo è la tua lettera, quindi ci mettiamo un punto di domanda, perché non sai ancora qual è, potrai indovinarla, ma non lo sai ancora. Al quinto abbiamo visto che era una I, il sesto era un jolly, e ci mettiamo l'asterisco, il settimo era una O. Potresti già pensare a quali lettere potrebbero essere sia l'asterisco sia il punto di domanda, però tu potresti fare una previsione e potresti pensare che possa essere sia una E, oppure potrebbe essere pappino, potrebbe essere una A. Non sei sicuro? Sei sicuro? A te la scelta. Se non sei sicuro, puoi mantenere la tua lettera. Se fossi certo, allora puoi segnare la prima lettera sul tuo foglio nel riquadro bianco e scambiare la prima lettera con la seconda. Dal prossimo turno tu lavorerai con questa. Mai più potrai osservare questa fino alla fine della partita. Si ricomincia un nuovo round in cui di nuovo tutti quanti potranno utilizzare le lettere utilizzate in questo modo, perciò la I e la O, vengono scartate e vengono pescate dai rispettivi mazzi altre due carte. I gettoni vengono rimessi a disposizione di tutti quanti e si può ricominciare, come stavo dicendo, un nuovo round. Il gioco va avanti così finché non si finiscono tutte le gemme. Cosa importante, quando si termina uno di questi mazzetti otterremo un nuovo gettone verde che potremo mettere sulla nostra plancia e allora di conseguenza potremo avere un nuovo round per poter indovinare le nostre parole. E poi alla fine sì, voi arriverete ad avere uno schema tipo delle lettere. Voi poi arriverete ad avere 5 lettere. Le 5 lettere dovrete utilizzarle per comporre una parola di senso compiuto e sapendo che avrete la T, la A, voi penserete che questa qui sia una C, una T e una P. Poi le metterete nell'ordine che vi può interessare e le rivelerete. Se avrete fatto giusto, quando rivelerete la parola che avete pensato, allora uscirà. Se invece avrete selezionato anche soltanto una lettera sbagliata, ovviamente la parola uscirà. È quello che tutti quanti indovinino tutte le loro lettere. Ovvio che sarà molto difficile, ovvio che se la maggior parte delle persone hanno indovinato la maggior parte delle loro lettere, è un buon risultato già quello, e quindi significa che avete lavorato molto bene in squadra.